Buongiorno ragazzi, questi sono i miei grilletti. Sono tre schiuse e adesso le devo trasferire in una zona più grande. Questi li sto prendendo man mano che escono. Questa è la terza schiusa e li sto mettendo in un involucro così, in un box così. Siccome la popolazione è molto grande, allora ho deciso di metterli in un box più grande, anche perché stanno facendo molta condensa, vedete, sulle pareti, e quindi possono arrampicarsi e scappare da quei forellini. Quindi, onde evitare questo, li metto in un box più grande, infatti anche il cartone è umidiccio. E adesso vi faccio vedere come metterli dentro senza avere perdite. Il box sarà questo, che è sempre temporaneo, perché quello finale sarà questo qua, che c'ho qua sotto gli adulti, e poi dopo vi farò vedere. Ecco, da come vedete, il trasferimento è semplicissimo, ma c'è anche qualche fuga perché qualcuno, essendo molto più grande, lo rimettiamo dopo, quindi basta sbattere sulle pareti e far scendere tutti i grillettini. Infatti questo qua è molto umido e si accartoccia facilmente, vedete? Quindi ha preso molta umidità perché fa caldo e quindi noi andiamo a togliere. Questo è l'ultimo. Ricordo che queste sono due, no, sono tre schiuse, quindi ci sono i grilli un po' più grandi, un po' più piccoli. Qualcuno ha schiacciato, no, non fa niente, tanto ce ne sono tantissimi, quindi ecco dentro ce ne sono, assicuratevi che non ci siano altri. Ecco, anche questo è fatto. E poi c'è da rimuovere dalla vaschetta tutte le cose che non servono. Questa la mettiamo anche da parte. Tutte queste cose qua. Questa è l'acqua gel. Io per i piccoli uso l'acqua gel perché altrimenti annegano. Questi sono tutti i residui della verdura. Questo è un finocchio. Si va a rimuovere, facendo attenzione che qualche grillo non sia dentro, infatti questo io lo rilascio ancora, ci sono qualche grilletto dentro, anche qua. Questo è tutto marcio. Ho messo ieri sera e adesso andiamo, ecco un altro grilletto piccolino, andiamo a togliere gli ultimi, facendo in questo modo si rovesciano tutti quanti sulla parte pulita, facendo in questo modo cadono tutti quanti dentro e non c'hanno nessuna perdita, come ho fatto io prima, ma è recuperabile abbastanza grande, quindi vedete, scappano tutti dentro, po' di sporcizia ci va perché ci deve andare, qualcuno che si è suicidato, magari nell'acqua, nella condensa. Non devi evitare che si hanno altre perdite. Mi togliamo l'acqua, qualcuno è aggrappato. Anche nel cibo che ormai si è fatto umido. Però man mano vedo che scendono. Ecco come vedete.
Sembrano tante formiche che saltano, ma formiche non sono. Questi grilli c'hanno quasi 20 giorni più o meno, quelli più grandi. Gli altri c'hanno una quindicina di giorni e poi ci sono altri ancora che c'hanno 7-8 giorni più o meno. E nell'incubatrice abbiamo un'altra schiusa, che poi magari vi spiego come fare l'incubatrice, che è una cosa semplicissima. Non comprate altre incubatrici se volete fare i grilli, perché non vale la pena spendere 70-80 euro per questi animaletti, che sono molto delicati e che muoiono facilmente, perché la loro durata è di circa 2 mesi, e faccio vedere come saltano. Soffiandoci dentro, quelli hanno il vento, quindi loro saltano e vanno a finire sopra a questo. A volte si aggrappano e non vogliono uscire, come in questo caso, che si aggrappano al cibo vecchio. Molti sono cadaveri, però la maggior parte, vi assicuro, che sono tutti quanti vivi. Questo involucro, questo box, poi lo conserviamo per le altre schiuse, perché amo fare questo setup, perché almeno così so più o meno la crescita e le perdite degli insetti. Ormai loro si arrampicano qua solo perché è molto ruvido, e quindi, essendo molto ruvido, è facile per loro arrampicarsi. Ogni tanto soffio, ogni tanto vado a rimuovere con le dita, facendo delicatamente, altrimenti si schiacciano, perché sono molto molto delicati. Adesso controlliamo se ci sono altri, mentre vi faccio vedere sotto cosa stanno facendo alla carota, mentre io cerco eventuali grilletti. Poi si ipnotizzano in questo cibo nell'umidità che si è creata. Ne colloco un altro. Questo non è detto che deve succedere anche in inverno, perché in inverno non abbiamo tutto questo calore, almeno qua nella provincia di Napoli. Quindi è probabile che tutta questa umidità non ci sia, e quindi può darsi che, crescendo in un box così piccolo, potrebbero non creare questa condensa sulle pareti. Ripeto, ritolgo, perché la condensa, loro si arrampicano dentro e quindi possono uscire dai forellini sui
Solo per questo ritorno, altrimenti per me può rimanere stare benissimo qua dentro. Piccolissimi, quasi dello stesso colore nel fondo. Molti negozianti, almeno qua a Castellammare, hanno detto che per loro è difficile riprodurre grilli. Io ho trovato una semplicità pazzesca da come si vede, anche seguendo altri tutorial. Altri ragazzi come Michele e i Rettili, come altri ragazzi ancora che fanno la stessa cosa, consigli utili che poi dopo ho trasformato nel mio metodo, come dice Michele e i Rettili, anch'io ho il mio metodo. Anche io mi chiamo Michele, quindi può darsi che sarà questo. E riesco a riprodurli. Come vedete, è finito. Allora, ragazzi, che cosa ho fatto? Il mio setup è in questo modo. Questo è il mio box incubatrice. Me l'ha dato Clownfish, il mio amico Fabio Gentile di Castellammare di Stabia, il quale mi ha dato il box. Lui vende pesci, quindi gli arrivano sempre. E questo è la mia incubatrice a costo zero. In pratica che cosa ho fatto? Ho messo una vaschetta galleggiante nell'acqua, dentro l'acqua c'è un termoriscaldatore per acquari, temperatura impostata sui 28 gradi, arriva a riscaldarsi, vedete, adesso è spento, sta ancora a 29 gradi, quindi l'ho spento perché la quarta schiusura è pronta, eccola qua. Da come vedete ci sono tutti quei grillettini, tutti quei puntini bianchi sono i grillettini. Quindi io che cosa faccio? Una volta che ho deciso di toglierli da qua dentro, passo direttamente tutto quel terreno lo vado a mettere in questa vaschetta qua, che è un po' più grande, infatti ci sono ancora qualche grillo, e man mano li vado a togliere e li metto nella terza vaschetta, che è questa qua, quella che avete visto prima, che ho pulito, e poi dopo, infine, la vado a mettere in quella enorme, vedete? Questa qua che abbiamo fatto il trasferimento, già si stanno nascondendo tutti quanti, vedete? Già si nascondono, e poi alla fine la vado a mettere in quegli alutti che stanno qua sotto, tutti qua. Adesso sposto un attimo le piante e vi faccio vedere come ho posizionato i miei grilli adulti. Una vasca enorme, vedete? Qua è dove vanno a fare le uova. Adesso questo non c'ho quelli là più alti perché li ho finiti. Di solito ci metto quello un po' più alto così evito la fuoriuscita di questo terreno. Gli oblets, questi qua consigliati da Michele e i Rettili. La vaschetta per il cibo fresco. La vaschetta per il cibo grattugiato. E questi sono i grilli subadulti e
e adulti. C'è anche qualcuno piccolino. E questo è il mio setup finale. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo. Se avete domande, potete sempre scrivere sotto. Grazie, alla prossima.